nuovo avvio della nostra trasmissione, nuova stagione con tante novità, e oggi siamo a Farete, il meeting degli imprenditori. Qui accanto a me il nuovo presidente dell'IPLE, Mauro Vignoli. Buongiorno a tutti, è una grande soddisfazione essere presenti come scuola a questa manifestazione eccezionale. Qui ci sono le eccellenze, noi abbiamo la fortuna di essere presenti e, come ho sempre detto, il futuro è dei giovani, noi siamo per i giovani e tutti qui assaporano aria di lavoro per i giovani. Questa è la parte bella e la più importante. In questo momento purtroppo ci sono gli ultimi, noi dobbiamo lavorare per gli ultimi perché non tutti hanno superato la crisi, e su questo, sul mondo del lavoro che noi rappresentiamo, vogliamo trovare le soluzioni, siamo certi di farlo. Un meeting come oggi che cosa porta alle aziende, agli imprenditori e anche, perché no, a chi è qui come utenza? Scienza e conoscenza, e le tecnologie hanno sempre creato grandi difficoltà a noi uomini, all'essere umano, come è successo nei campi nel primo decennio dello scorso secolo, dove i trattori qualche volta li bruciavano perché avevano paura che portassero via posti di lavoro. Dobbiamo non avere questa paura, dobbiamo studiare, dobbiamo impegnarci, e sono certo che i posti di lavoro, le tecnologie le aumentano. Nextema è uno spin-off dell'Università di Bologna che, diciamo, è nato nel 2015 come spin-off del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sulla Meccanica Avanzata e Materiali. Quello che offriamo è un'attività di sviluppo su tecnologie di lavorazione. Prettamente sono tecnologie di lavorazione laser per svariate tipi di attività. Oggi le tecnologie laser hanno preso piede negli ultimi anni e prenderanno sempre più piede perché in parte c'è stata una forte riduzione dei costi della tecnologia in sé, e sia perché offrono una versatilità che con processi e tecnologie tradizionali non si riesce a ottenere. In particolare noi abbiamo concentrato la nostra offerta su sistemi di indurimento superficiale di acciaio e ghise, e quindi abbiamo sviluppato internamente una cella robotizzata che ha il compito di lavorare superfici di geometrie, di componenti anche geometricamente molto complessi, e sostituire processi tradizionali che sono processi di indurimento a induzione o nitrurazione, o comunque processi che sono molto spesso più costosi, hanno maggiore impatto ambientale rispetto a un processo più pulito come quello dell'utilizzo del laser. Noi siamo una startup innovativa che si occupa di sviluppo hardware, sia segnali misti che di elettronica di potenza, e c'è una parte software che è prettamente mirata alla programmazione delle nostre schede, dei nostri dispositivi elettronici. Forniamo tutto ciò che serve nella pratica per la realizzazione di quelli che sono i programmi, diciamo, didattici, ministeriali, programmi teorici. Ecco, spesso e volentieri le scuole hanno molte strumentazioni, ma poi manca l'hardware realizzabile dai ragazzi, e quindi manca, diciamo, il supporto sul quale gli strumenti possono essere adoperati. Noi invece realizziamo degli apparati che sono perfettamente calzanti con i programmi ministeriali e che quindi rendono più agevole e più efficace l'intervento del docente durante le sue ore. Tutto ciò che vediamo qui, che attualmente è già montato, cablato e funzionante, è fornito alla scuola, diciamo, smontato in scatola di montaggio, in modo tale che lo studente, dopo aver studiato la teoria, lo può realizzare inserendo pezzo per pezzo ogni pezzo nel posto, diciamo, adeguato. Questo apparato qui fa parte di una serie di dispositivi che chiudono un progetto che si chiama Urban Security, che permette ai ragazzi e agli istituti di realizzare tutti gli apparati disponibili sul mercato ed impiegati in ambito stradale, quindi tutte le segnaletiche luminose stradali, dal passaggio a livello al semaforo, alle curve pericolose, al segnato di retromarcia per i mezzi in movimento. Un altro progetto, ad esempio, sviluppato sempre per le scuole è il Class Sound, che c'è qui presente come modello, che è un amplificatore audio completo che anche questo i ragazzi possono studiare e montare aiutati dal docente, quindi a sviluppare la parte teorica, a capire segnali, guadagni e tutto, e poi è un bene che rimane alla scuola.
e quindi possono amplificare in modo opportuno un'aula e quindi collegare il PC magari del professore e riuscire a magari far vedere un documentario o altri argomenti che loro trattano in base alle materie in modo adeguato. Come nasce l'idea di aiutare una scuola in questo senso? Perché aiutiamo perché ci aiuta ad aiutarci, perché come docenti tutti quanti hanno i loro problemi e quindi con ragazzi un po' più scalmanati, questo aiuta a seguire invece delle materie didattiche anche un po' pesanti come l'elettronica, invogliandoli a partecipare e i risultati anche facendoli lavorare in team, col co-working, seguiti, magari sviluppare un po' di competizione, rendono possibile approcciare argomenti complessi in modo un po' più divertente e con la musica per loro oggi come oggi i ragazzi sono tutti appassionati in modo appunto stimolante. Qui allo stand abbiamo portato una delle nostre macchine che in particolare si chiama Alma Plus ed è una macchina pensata per la ricerca e sviluppo nell'ambito dei plasmi freddi a pressione atmosferica. La tecnologia plasma è una tecnologia dry che quindi non ha bisogno di solventi, non lascia residui e che essenzialmente ha bisogno soltanto dell'apporto di energia sotto forma di energia elettrica e a volte di alcuni gas inerti come elio o argon. Spesso i plasmi possono essere generati partendo da semplice aria ambiente, quindi utilizziamo l'ossigeno e l'azoto e il vapor d'acqua presenti già nell'atmosfera, insomma. La macchina permette di montare diverse sorgenti sulla testa di un pantografo che poi le va a movimentare, ha un'interfaccia dedicata che permette di salvare programmi nei quali sono già inclusi tutti i parametri necessari a realizzare il trattamento. La punta luminosa che vedete è soltanto la parte più luminosa dell'attacco della piuma di plasma, che è la parte che fuoriesce dal capillare dielettrico, ed è quella che poi va ad attivare la superficie. In questo caso è il piano metallico d'appoggio, ma è possibile trattare materiali di qualunque caratteristica. Un'altra applicazione è quello del trattamento dei liquidi. Questi liquidi possono essere trattati tramite il plasma, ad esempio simile a quello che ha fatto vedere Augusto, anche su una scala molto più grande, sia per la degradazione degli inquinanti ma anche per l'abbattimento della carica batterica. Questo perché il gas plasma interagisce con la materia contenuta in esso e quindi per applicazioni anche industriali dove ci sono delle acque reflue contenenti inquinanti o batteri è possibile implementarlo. Quindi noi sviluppiamo dei sistemi su piccola scala, scala di laboratorio, per verificare se è possibile l'implementazione della tecnologia plasma e poi dopo passiamo a sistemi più complessi che possono essere su scala industriale o pre-industriale, sempre in collaborazione con aziende specifiche del settore, per l'implementazione in linea o all'interno di un processo. È il primo anno che ANCE Bologna, ma con l'occasione di questo percorso che stiamo portando con ANCE Modena e ANCE Ferrari in questa unificazione, abbiamo deciso di venire assieme. Come dicono tutti, il nostro è ancora un settore che ancora ha bisogno di ripartire, siamo tutti fiduciosi e siamo pronti a ripartire. C'è bisogno di tanta fiducia perché quando l'economia gira bene le persone investono nel nostro settore. Noi abbiamo deciso di organizzare questo convegno, un convegno importantissimo perché parlavamo di efficientamento sismico di questi capannoni produttivi, quindi ci rivolgiamo al mondo confindustriale perché ovviamente a parte le zone terremotate dove d'obbligo sono già stati messi in grandissima parte, nella totalità direi, gli edifici di sicurezza, c'è tutta la restante parte che è fuori da questo obbligo che in realtà potremmo essere soggetti a terremoti, perché penso che sia importantissima la sicurezza dei lavoratori. Quindi noi come imprese abbiamo deciso di dare un supporto costruttivo portando docenti universitari, portando casi concreti di progettisti che hanno portato soluzioni tecniche e ipotesi di costi, abbiamo portato il responsabile confindustriale sulla fiscalità e il responsabile di ANCE nazionale sempre per spiegare tutti i vantaggi e le detrazioni che possono avere le aziende nel mettere in sicurezza i propri posti di lavoro. Yeah.
Gli ultimi dati INAIL riguardanti gli infortuni sul lavoro nel 2016, che includono anche quelli fuori dall'azienda su mezzo di trasporto, parlano di circa 642.000 denunce registrate, lo 0,66% in più rispetto al 2015, e con una flessione del 14% rispetto al 2012. 1.104 sono gli infortuni con esito mortale, a fronte dei 1.286 del 2015 e dei 1.364 del 2012, con una diminuzione complessiva del 12,7% rispetto al 2015 e di circa il 25% rispetto a 5 anni fa. Per quanto riguarda le malattie professionali, di 60.000 denunce effettuate nel 2016, circa il 30% in più rispetto al dato di 5 anni fa, il 64% è per malattie del sistema osteomuscolare, mentre sono più di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto correlata. I soggetti ammalati risultano essere in totale 45.000 e di questi il 37% per causa professionale riconosciuta. Nel 2016 sono stati 1.297 i lavoratori morti a causa di malattia professionale, dato in calo del 32,2% rispetto al 2012. Tanto si sta facendo da parte di imprese, tecnici di cantieri e scuole edili per ridurre i rischi e garantire la giusta e costante formazione in materia di sicurezza. I dati, tuttavia, confermano che occorre insistere su questa linea, creando competenze e condizioni ottimali per vivere e lavorare in sicurezza. Un concetto che deve entrare nella cultura quotidiana di ognuno di noi. È sempre opportuno tenere alimentato e vivo il punto sicurezza, con metodiche sicuramente che attengono alla formazione, alla disponibilità, all'esempio da parte di chi governa le aziende, con metodi e approcci diversificati anche per fasce d'età. In qualche caso è necessario addirittura spingere sul convincimento, anche utilizzando quelle che sono la contestazione o la vibrata sollecitazione con i giovani. Forse è più facile l'esempio e la formazione data da casi esemplari che possano in qualche modo portare la persona a comprendere l'utilità dell'uso di un DP piuttosto che del rispetto di norme di buon comportamento. Quello che io dico, noi dobbiamo lavorare per il buon lavoro, nel buon lavoro c'è sicuramente la cura, la tutela della propria salute e del proprio benessere. È evidente che il rispetto delle norme di sicurezza, seppur faticose in determinati periodi, magari d'estate col caldo o in determinati ambienti, diventano essenziali per poter poi godere di quello che può essere il lavoro fatto per star bene, per avere benessere, per avere opportunità. L'IPLE, come sempre, in prima linea sulla formazione. Come nella migliore tradizione, arriva settembre e comincia la scuola. E abbiamo un paio di corsi lunghi, belli, di alto livello, di istruzione superiore, che sono appunto rivolti a diplomati, a laureati, sono corsi finanziati dalla regione e con i quali noi prepariamo appunto ogni anno un gruppo di tecnici che poi cerchiamo di introdurre e fare in modo appunto che vadano a rinforzare e ad aggiornare in qualche modo anche il settore. Non sono finite neanche le attività per i 70 anni. Il 13 di ottobre ci sarà un'altra serata importante in Sala Borsa, in cui insieme a delle persone che sono particolari, insomma a un fotografo, a dei narratori veri e propri, cercheremo di unire quella che è la nostra attività da sempre, da quando siamo nati, con quello che è l'edilizia nel mondo, l'edilizia intesa anche come la costruzione di un luogo sicuro della casa, come bene primario, come luogo particolare e importante nella vita di tutti gli umani, insomma. E quindi sicuramente sarà una serata simpatica anche quella. Poi ricordiamo, l'edilizia non è solo muratura, giusto? No, assolutamente. Stiamo attrezzando oramai da tempo per avere anche un laboratorio per quanto riguarda la sismica, non soltanto le nostre attività sui corsi, sulla formazione per tecnici, ma anche, come sempre, ci interessa la parte più pratica, più applicativa. In ultimo, non si perde mai lo sguardo sulla sicurezza. Ovviamente quello rimane il nostro punto forte, oltre ovviamente a tutti i corsi della sicurezza che partono,
quelli tradizionali, quelli obbligatori anche per legge, ovviamente stiamo pensando anche lì di aggiornare e di riprendere con le nostre attività affiancando le imprese edili per poter costruire eventualmente dei sistemi di gestione della sicurezza come il MOG o altri simili. Vi segnaliamo i corsi di formazione e aggiornamento in partenza presso l'Istituto Professionale Edile. Per l'area sicurezza, martedì 19 settembre 2017, formazione particolare aggiuntiva dei preposti alla sicurezza, settore costruzioni. Lunedì 25 settembre, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 9, ambiente e amianto. Giovedì 28 settembre, aggiornamento per addetto rimozione, bonifica e smaltimento amianto. Per l'area macchine e attrezzature, lunedì 25 settembre, previsto il corso per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili. Per l'area progettazione e gestione, martedì 26 settembre 2017 partirà BIM Academy Bologna, corso di 41 ore più 6 di esercitazione in aula informatica. Per informazioni si può come sempre consultare il sito di IPLE www.edili.com.